Sempre sul sistema, proprio io tocchiamo qui vicino a me ancora una volta il sindaco Maurizio Mangiarati, il consigliere delegato allo sport Maurizio Beccacceci, per fare gli onori, perché insomma adesso è anche il momento della premiazione, perché come sapete insomma tutti gli anni viene assegnato un riconoscimento importante alle scuole, un riconoscimento che le organizzatrici e le comuni di Senigallia vogliono attribuire per tante ragioni importanti. Quest'anno è stato scelto il criterio delle scuole più numerose. Sono 5 le scuole che vengono premiate. Cominciamo con il numero più basso, si fa per dire, il numero più basso si fa per dire, perché pensate che vengono dal liceo classico De Giorgi di Lecce, 60 ragazzi! E allora l'insegnante che viene a ritirare il premio, vieni, cosa c'è? Vieni qua. Cosa volevi dire? È scientifico, non classico. Sì, brava, grazie, liceo scientifico De Giorgi di Lecce. Eccola qua l'insegnante che viene a ritirare il premio dal consigliere delegato, il sindaco e la nostra organizzatrice Stefania Dottori, il liceo scientifico. Va bene? De Giorgi di Lecce con 60 partecipanti, dal Perticari di Senigallia 67. Allora che l'insegnante che viene a ritirare il riconoscimento, qua Cristina, vieni Cristina Mazzaferri che ritira il premio dal comune di Senigallia e dalle organizzatrici per aver portato ancora una volta un gruppo numerosissimo di rappresentanti, bene, 67, grazie anche al liceo Perticare, terzi come numero di presenze, i ragazzi del comprensivo di Andezzero, la sezione di Val di Sero, provincia di Torino, in 76. Allora, l'insegnante che ci raggiunge da Andezzero per ritirare il riconoscimento per la propria scuola, che insomma non è nuova a questo evento e come sempre ci dà un importante riferimento numerico per poi andare nelle varie giornate di gare e soprattutto eccola qua. Allora premiamo le due insegnanti, prego signora, Andezzero e Val di Sero, provincia di Torino, le premiamo entrambe con il riconoscimento per aver portato a Senigallia, a questa 7ª edizione di Gin Festival, ben 76 ragazzi. Credo che stia arrivando di corsa, io facciamo un applauso, forza, di corsa, eccola qua la nove! Beh, così non vale, eh! Così è quasi... è quasi da ragazza, da atleta in gara, per questa discesa, grazie. Dante Zeno e Val di Sero, secondo posto dei gruppi più numerosi delle scuole, con 92 ragazzi, il complessivo Ferrini di Olgiate Aurora. Allora, andiamo a vedere gli insegnanti di riferimento, io direi che loro invece vincono abbondantemente il premio come gruppo più rumoroso. Lo fate un'altra grida? Di certo se c'è una gara chi grida di più, o già Dolora vince sicuramente ed è meglio, molto bella questa cosa qua. Eccola qua, l'insegnante delle Ferrini, qua il premio dal sindaco di Senigallia, il consigliere delegato allo sport e le nostre organizzatrici. Invece la scuola allora vi spiegate perché dite Valli, perché così, chi ve lo spiega? Il cognome si chiama Mauri, il cognome. Allora abbiamo Mauri che è il sindaco e Mauri l'insegnante, vedi? E non è una cosa. La scuola più numerosa a questa 6ª edizione di Gin Festival con 113 atleti e il complessivo Giacobelli di Sinistra.